Ma si pregano i giornalisti di usare il microfono, grazie. Ciao Stefano, già per me, per Bruno. Senti, la prima impressione è il nuovo tecnico. Ma la mia è la seconda, perché visto l'avevo già avuto a Livorno, quindi già lo conoscevo. Il primo allenamento è stato un allenamento importante, bello intenso, e mister, insomma, ha parlato delle cose in cui crede, e nel senso continuare a lavorare e seguire. Quando è che era proprio bisogno di questo cambio di allenatore? Ma guarda, quando si cambia allenatore mi dispiace innanzitutto, colgo l'occasione anch'io per ringraziare mister Colombo per averci dato una grossa mano l'anno scorso in una situazione non bella in cui eravamo con un piede e mezzo in Serie B, e adesso si riparte, come dicevo prima, bisogna fare poche parole e molti fatti. Senti, tu da quando sei a Bari, insomma, da qualche anno hai cambiato di testa nella coppa, no? In effetti, se non ancora un po'. Forse che di più. Sapresti dare una spiegazione a questo? Cioè, è colpa dell'allenatore che non riesce? È colpa della società che non riesce a trovare un allenatore che abbia una certa costanza? O è anche magari colpa di quei giocatori? Cambiare allenatore è anche il costume del calcio italiano, perché alla fine si sa quando le cose non vanno bene parla sempre l'allenatore, perché i giocatori non possono essere mandati via. Sicuramente quando, ripeto, le cose non vanno bene è un insieme di cose, non è solo colpa sua, alla fine in campo andiamo noi e se non riusciamo a rendere abbiamo anche la nostra responsabilità. Senti, ieri il mister durante la presentazione ha detto che questo Parma non deve puntare solamente alla salvezza, deve anche deve cercare di guardarsi avanti e magari raggiungere le squadre e superarle anche. Tu che cosa ne pensi? Penso che sia giusto guardare sempre in avanti. Per guardare avanti bisogna passare da quei famosi 40 punti, prima ci arriviamo e poi andiamo avanti. Sempre ieri Leonardo ha detto che Colomba ha avuto una specie di esitazione, qualche dubbio sul fatto, dovuto al fatto che non sentiva più forse la squadra in mano. Tu che sei il capitano, un uomo simbolo dello spogliatoio, cosa puoi dire a proposito? Ma guarda, noi abbiamo sempre in questi anni seguito quello che ci è stato chiesto, abbiamo sempre messo il massimo giornalmente e la domenica. Poi, come ti dicevo prima, le cose non ci riescono, di questo siamo i primi a essere dispiaciuti, siamo noi. Purtroppo non dobbiamo più ricapitare in una prestazione come quella di sabato, e siamo pronti, insomma, a ripartire con uno spirito nuovo, senza, tra virgolette, piangerci addosso, ma almeno cercare di pensare positivo e cancellare quello che di negativo ci sta. Come ricordavi prima, non è la prima volta che ti trovi in questa scrivania a dover commentare, diciamo così, un cambio di allenatore. Comunque, insomma, in tanti indicano anche voi giocatori come colpevoli. Tu hai fatto prima un mezzo mea culpa. E l'altra sera in televisione abbiamo sentito un personaggio influente qui di Parma, come il dottor Orlandini, definire vecchie troie del calcio. Mi sembra un'espressione uscita un po' pesante, no? Mi ripeto, quando le cose non vanno bene siamo tutti responsabili. Ovviamente i primi attori siamo noi, perché in campo andiamo noi e se sbagliamo, insomma, siamo noi i primi protagonisti. Quello che è il nostro compito adesso è di ripartire con un altro nuovo, seguirlo e, come ti dicevo prima, e mi ripeto, poche chiacchiere e molto lavoro, pedalarsi con la testa bassa. È così lontano, sì, no, perché si sta parlando di tutto. No, all'interno dello spogliatoio no. Col mister ne abbiamo già parlato ieri e si sta impostando già il lavoro per arrivare prima possibile a capire quello che lui chiede, quello che lui vuole. È una partita importante, delicata e bisogna prepararla bene. Senti, sicuramente è presto, perché avete fatto di fatto due allenamenti, anzi un allenamento e mezzo, visto che oggi è diviso in due. Secondo te come potrebbe cambiare questo Parma con la firma di Donadoni, diciamo? Ma come potrebbe cambiare non lo so, in effetti in questi allenamenti e mezzo a livello di modulo non abbiamo provato nulla, insomma, che da oggi, domani, questi giorni proveremo qualcosa,
saranno le idee del mister. Noi ci mettiamo a completa disposizione, come giusto che sia, con la testa e con le gambe. Senti, lo spogliatoio, tu sei il capitano, al di là di parlare a titolo personale, parli anche a nome dello spogliatoio. Si aspettava questo caso, cioè c'è stato un momento in cui è stata una liberazione non solo per Colomba, ma anche un po' per voi, cioè è arrivata un po' alla fine di una... Devo essere sincero, no, perché alla fine penso che io per primo, tutti gli altri miei compagni, non andiamo in campo, io più volte, si gioca per noi stessi, guardate, per fare dei risultati, per avere delle soddisfazioni, poi che in panchina ci sia uno o l'altro, è una situazione di gruppo, cioè a noi fa piacere fare risultati per vivere bene, per rendere felice la gente, perché tutte quelle persone che lavorano qui intorno, quindi a noi sicuramente quando avvengono queste cose dispiace. Senti, è prematuro sapere che Parma sarà quello di Donadoni, però quello che era il Livorno di Donadoni, tu te lo ricordi bene, ecco, com'era quel Livorno, come giocavate, tu giocavi, Lucarelli? In quella annata, fino a febbraio, poi il mister andò via, è stata un'annata straordinaria, eravamo in sesti in classifica, giocavamo col 3-5-2, era una squadra aggressiva che giocava bene, è stato un 8 mesi straordinario. Speriamo insomma che si possa ripetere, soprattutto che il mister possa dare quell'impronta. Senti, la mia sensazione è che stavolta la società non abbia cercato solo di dare una scossa, cioè di solito, visto che appunto ne è cambiati tanti, di solito sono arrivati allenatori che magari erano più bravi con la frusta che non con la tecnica, nel senso proprio per dare queste scosse, al di là forse di Ranieri che è stato il primo, che tu non l'hai avuto, che è un allenatore, però mi sembra che Donadoni sia un allenatore dal punto di vista che badi molto l'umanità, insomma, cioè che dia molto peso, tu lo conosci bene, sì, sì, sì. Cioè non è uno di quelli, io non lo vedo che attacca al muro qualche giocatore per dire, no? Ci vuole un allenatore, il sergente, non è il sergente di ferro. Sicuramente l'allenatore che si fa sentire che ha una grossa personalità e pretende tanto al giocatore. Sicuramente il suo primo pensiero è quello che ha chiesto, è quello di una maggiore responsabilizzazione da parte nostra. Questo credo che sia fondamentale, quello che lui chiede è sicuramente migliorarsi e cercare di migliorarsi giorno dopo giorno per arrivare alla domenica tra virgolette preparati. Però come dicevi tu giustamente, anche il rapporto umano è molto importante e da questo punto di vista il mister ci tiene tanto. Altre domande? Grazie.